utilizzando la genomica siamo in grado di decidere su quali animali realmente l'azienda deve investire il massimo delle sue risorse e quindi siamo in grado di mappare tutta l'azienda e vedere quali sono le migliori riproduttrici. Partecipare al test Clarified Plus è stato entusiasmante, non tanto nella fase di raccolta dei dati quanto poi nella valutazione di quello che è emerso. È stato veramente molto bello vedere e apprezzare la potenzialità di questo sistema. Gli indicatori di salute sono la resistenza alle mastiti, molto importante, tutto quello che riguarda le patologie postparto e poi ritengo molto importante la durabilità degli animali, la salute degli animali, la resistenza e quindi il numero di lattazioni che sono in grado di fare. Privilegiamo senz'altro la rimonta con un investimento privilegiato in materiale genetico perché in questo modo ci assicuriamo un progresso genetico più veloce e avremo il miglior materiale genetico per la nostra stalla, saranno le vacche del domani. I risultati che ci aspettiamo ma che stiamo già anche vedendo sono un netto miglioramento del patrimonio genetico dell'azienda, vacche più resistenti, vacche più produttive e un più facile lavoro per l'allevatore. Se avessi a disposizione il test genomico per tutti gli animali maschi e femmine, sarei in grado di individuare i migliori della mia azienda, quindi accoppiamenti migliori, maggiore investimento, migliori femmine e maschi nati da queste mandrie. Sicuramente userei seme sessato, ma anche seme convenzionale per avere torelli da riproduzione e da vendere, dal momento che la mia azienda vende riproduttori maschi. La mia esperienza genomica è stata come aprire una finestra e vedere cosa c'è nella mia stalla, il risultato di quello che sto facendo, il risultato di quello che sto investendo e fortunatamente la risposta che ho avuto è stata positiva. In ogni caso, anche se fosse stata negativa, è utile per cambiare strategia e per migliorare la nostra azienda sempre e quindi poi avere un miglior profitto.